Amici Creativi. Oggi inizierò una nuova avventura. Voglio scoprire insieme a voi tutti i medium in mio possesso. Non sono chiaramente tutti i medium esistenti sul mercato, perché come potete leggere nel mio libro ce ne sono molti altri a disposizione. In realtà voglio fare un gioco. Ho pensato di fare dei tornei. Testare i medium che ho con la stessa tecnica, gli stessi identici colori, le stesse dosi e vedere un pochettino chi vince. Quindi il torneo alla fine avrà un vincitore. Chiaramente questi sono quelli che andremo a testare. Questo non è un medium, ma questo sarà il mio attivatore di celle in questo momento, quindi il mio silicone, il silicone da aggiungere alla colata acrilica, quindi ai colori acrilici già mescolati con i medium per avere le celle. La tecnica sarà la più semplice, la più amata, la più utilizzata, che è il flip cup, e questi saranno tutti i medium che andrò a utilizzare, perché ho pensato a un torneo proprio per farli combattere tra loro, quindi per vedere un pochettino chi, secondo chiaramente la mia idea, poi ognuno di noi ha le proprie esigenze differenti, secondo la mia idea vince. Voglio scoprirlo insieme a voi, inizierò da 3, quindi testeremo, faremo combattere sul campo, questo è il campo di gara, il campo di battaglia, 3 medium, e successivamente il vincitore, quindi quello che avrà la resa estetica, ma anche la resa in termini di minori errori, quindi vediamo un pochettino come si mescolano col colore, se mi sciolgono il colore, se invece ci vuole troppa acqua, poca acqua, vediamo un po' come reagiscono, specie alcuni che non ho mai provato, perché come vedete questi sono intonsi. Vediamo chi vince, ok? Allora, ho deciso che i primi concorrenti del nostro torneo di medium acrilico saranno il Solo Goya Puring Fluid. È una soluzione interessante, non è sempre gestibile in base alla marca di colore che si va a scegliere, che si va a utilizzare. L'ho già provato, come vedete, devo dire con onestà che un test è venuto molto bene, un test è venuto non tanto bene, perché ha osato sciogliermi il nero, proprio diluirmelo e mescolarmelo con gli altri colori. Proviamo adesso perché ho scelto dei colori che non prevedono il nero, ora ve li faccio vedere. Secondo test, Giotto colla vinilica, solo con la colla vinilica. Molto spesso mi si fa questa domanda, anzi prometto che risponderò a tutte le domande in un video. Mi scrivete anche in privato molti e sono molto felice, perché vuol dire che quello che sto facendo piace, e in primis ovviamente piace a me, ma sono molto contenta che piaccia anche agli altri. Sì, si può creare opere in fluid art con la tecnica del puring e con la colla vinilica soltanto. Sì, si può, bisogna vedere cosa ci si aspetta. Quindi vediamo un pochettino oggi cosa ci si aspetta. E poi questo, che è assolutamente nuovo per me, se non ricordo male non è nemmeno costato molto caro, l'ho preso in un sito, io ovviamente tutti i siti di arte, artistici, tools, sono per me la vita. Mi è sembrato un po' troppo liquida la consistenza, quindi voglio assolutamente provarlo insieme a voi. Non prevede acqua, evidentemente, infatti ecco perché è così liquido ed ecco anche perché non costa moltissimo. Bisogna vedere cosa ci aspettiamo. Proviamo questi 3, il vincitore si scontrerà con altri 2 e il vincitore si scontrerà con altri 2 medium acrilici fino ad avere l'unico vincitore assoluto. Mi sa che questa cosa avrà dei risvolti inaspettati. Allora, ho sistemato il mio tavolo di lavoro, devo dire un progetto molto ambizioso, molto più di quello che credessi. I colori saranno questi, come dicevo, ho aggiunto il bianco, perché secondo me il bianco spezza e
sicuramente il bianco generalmente è un attivatore di celle, in altre tecniche, non nella flip cup, o meglio non solo nella flip cup, ma vedremo come si comporterà. Quindi arancio, turchese, violet, violetto metallizzato iridescente, violetto semplice, anche se insomma non sembrano violetti, ma loro li chiamano entrambi violetti, blu cobalto e rame bronzo, più che rame, oro ducato, quindi rame in sostanza, bianco. Ho posizionato i bicchieri perché di ogni colore farò tre bicchieri diversi, in quanto i medium sono tre diversi e li potete vedere qui. Li metto un po' così sfalsati. Metterò una goccetta di silicone in ogni colore, tranne che nel metallizzato e nel bianco. Ricordate, nel bianco e nel nero meglio non mettere mai silicone. Il bianco e il nero già contengono all'interno una sorta di attivatore di celle, in ogni caso se si mettesse silicone potrebbe succedere che il colore si sciolga e si mescoli con gli altri colori, e noi in effetti questo non lo vogliamo. I metallizzati hanno già all'interno il metal, quindi non abbiamo bisogno di siliconi quando lavoriamo con i metallizzati. Quindi scusate, anche nel rame che è metallizzato, quindi no silicone in rosa, quindi magenta, rame, bianco, silicone in arancio, turchese, violetto. Manderò avanti il video velocemente, perché la creazione della mistura sarà abbastanza faticosa, perché 6x3 fa 18, ho 18 bicchieri da mescolare, il che rende la cosa un po' faticosa e un po' lunga. Nonostante ciò, le dosi che utilizzerò, ve le dico già prima, saranno una parte di colore, due di medium acrilico, e qualora servisse, specie nei metallizzati che generalmente sono molto più viscosi e molto più corposi degli altri colori, pochino di acqua, che sarà il 10%, il 20%, questo lo si vede al momento in base al mescolamento, diciamo in base alla mistura. Se alziamo, prendiamo un po' di colore, alziamo la nostra bacchettina magica e vediamo che il colore ancora è denso, troppo denso e non scivola, creando il famoso filo continuo, allora mettiamo un po' di acqua. Se invece il colore scivola creando il filo continuo, non abbiamo bisogno di niente. Lo vedremo subito. Allora, ho terminato la mistura dei miei colori. Devo dire che hanno tutte e tre delle difficoltà. Leggiamolo con, diciamo con ironia, tra virgolette. Il solo Goya resta sempre molto denso e quindi per raggiungere la consistenza ideale ci vuole sempre qualche goccina in più di acqua, soprattutto nei colori metallici che sono più viscosi, un goccino di acqua in più, ma sempre vi consiglio il dosatore. La vinilica resta molto densa anche in tutti i colori, quello cambia poco, e quindi ci vuole abbastanza acqua in più, quindi non basta la dose di 10-20% in percentuale, ce ne vuole sempre un goccino in più, ma voi regolatevi ovviamente con la consistenza, no? Quindi nel momento in cui vi crea il filo continuo, va bene così. Addirittura il Pentart, il Puring Medium della Pentart, che mi ha fatto un tantinello di sperare, non prevede l'aggiunta di acqua completamente, perché già in sé probabilmente è molto acquoso e ogni colore non ha avuto bisogno di aggiunta di acqua, men che meno i metallizzati. Paradossalmente con questo medium vi dico che il metallizzato fatica a mescolarsi, resta un po' grumoso, infatti io farò riposare il colore un pochettino, qua ce ne vuole ancora un po', farò riposare il colore un pochettino per poi usarlo. Adesso procedo a mettere tutti i colori lentamente in un'unica tazza, quindi in un unico bicchiere, per poi procedere alla tecnica del flip cup su delle tele ovali che preparerò qui sul piano. Ci vediamo tra poco. Allora ragazzi, ho terminato la mia mistura, devo dire è stato molto molto faticoso,
mescolare tutti i colori, 30, no, 36 no, sarei già svenuta, no, 18 bicchieri da mescolare con 3 medium differenti. E finalmente ho raggiunto il mio risultato, cioè il mio bicchiere da capovolgere sulla tela per eseguire la tecnica del flip cup in tre diverse mini tele. In questo caso sono cartoni telati molto molto carini e deliziosi, spero che reggano bene il colore. Le opinioni sul come mescolare i colori le avete già sentite nella parte poco prima del video. Ora andremo a eseguire questa tecnica per vedere la diversa resa. Ho rispettato le dosi, solo nel pentart non ho potuto mettere acqua assolutamente perché lui è già molto liquido e avrei slegato completamente i pigmenti, quindi avrei avuto i colori troppo liquidi, già lui non ha bisogno di nient'altro. Invece il Goya l'ho trovato molto piacevole alla mescolanza e scioglie subito i colori, ma ci vuole qualche gocciolina di acqua, men che meno, insomma, ovviamente la colla vinilica ha bisogno di acqua. Iniziamo con la colla vinilica. Tecnica del flip cup, si mette la tela al centro del bicchiere, con un movimento deciso si ruota. La lasciamo un pochettino così. Procediamo con l'altro bicchiere, con il Goya. Stessa identica tecnica, per farvi vedere che non cambio proprio niente. Ok, lo lasciamo un pochettino così. E stessa cosa per il pentart. Vediamo un po'. Allora, amici creativi, siamo giunti al termine. Come prevedevo, ci sono state, come si dire, ci sono stati degli dei colpi di scena, no? Come in ogni torneo si rispetti. Qui stiamo vedendo le opere ancora bagnate, ancora umide. Il procedimento è stato uguale, la mistura dei colori uguale, il silicone identico sia per quantità che per tipologia, le tele uguali, quindi il nostro, la nostra base operativa uguale, colori uguali, tutto uguale. Quello che è cambiato nella realizzazione di queste opere d'arte sono stati soltanto i medium acrilici. In questo torneo da bagnati, mi raccomando, ricordiamo da bagnati, il vincitore assoluto è il Goya. Bellissima resa, eccezionale mescolanza con i colori. Ho potuto aggiungere dell'acqua, anzi forse in alcuni casi ho dovuto aggiungere un po' dell'acqua per rendere più fluidi i colori. E la resa cromatica e di formazione di cellule da bagnato è eccezionale. Lo vedremo magari più avanti da asciutto, metterò le foto in coda a questo video. Il più deludente in assoluto, e devo dire non mi aspettavo questo, pur essendo costato poco, studierò meglio su come migliorare la sua resa, vedremo un po', è il pentart. Pentart assolutamente bocciato, come potete vedere qui. Sono delle chiazze di colori, tra l'altro alcuni anche grumosi, mi ha creato dei grumi postumi, mai vista una cosa del genere. Guardate che meraviglia il Goya e la colla vinilica, nonostante sia solo colla vinilica, è riuscito veramente bene, è molto bello e ha in sé delle grandi celle che lo rendono veramente affascinante. Vi farò vedere tutte le foto da vicino. Riguardo questo con la colla vinilica, l'unica cosa è che, essendo colla vinilica, sempre dobbiamo vedere da asciutti, ha perso il colore, ha perso un po' di brillantezza, mentre l'ha mantenuto quello del Goya. Faccio delle foto e dei video da umidi, li vediamo domani da bagnati, li metto in coda al video. Grazie per aver visto questo video, mi fa sempre molto piacere condividere le mie esperienze e lavorare, sperimentare sul campo insieme a voi. A questo punto, al prossimo torneo di medium acrilici,
avremo il vincitore assoluto. Forse potrei lasciare per una seconda, un terzo round, la colla vinilica, perché la resa mi sta piacendo moltissimo, si deve solo sistemare qualcosina, e avremo altri due medium acrilici nuovi da testare. Alla prossima, ragazzi!